vorrei raccontarvi la storia di uno che a scuola andava benissimo. Difatti ce lo accompagnava tutte le mattine l'autista di papà. Poi un giorno smise di andare a scuola perché si annoiava. Lo capisco, frequentare la stessa classe per 5 anni non deve essere così divertente. Così decise di buttarsi nel mondo del lavoro, che era un posto tutto pieno di tappeti e cuscini e suppellettili che il suo babbo aveva preparato apposta per lui, nella speranza che almeno smettesse di annoiarsi. Tanto a studiare si fa sempre in tempo. Ma la noia è una brutta bestia, l'invidia è una brutta malattia e anche Letizia Moratti, diciamocelo, non è bellissima. Così un bel mattino il nostro scolaro somaro, era un lunedì, disse al papà, papà, che era davvero il minimo, ma poi aggiunse, papà, voglio una laurea! Laurea, laurea, laurea. Era uno studente, ripetente, ignorante, deficiente, non sapeva niente, non studiava un accidente, ma era un discendente, importante, di parente, possidente, non sapeva niente, ma pagava puntualmente. Era uno studente, reticente, sconsolante, avvilente, anche nel ripasso, non studiava proprio un cazzo, ma era convivente, consenziente, di parente, eminente, non sapeva niente, ma pagava puntualmente. Era uno studente, ripetente, ignorante, deficiente, non sapeva niente, non studiava un accidente, ma era un discendente, importante, di parente, possidente, non sapeva niente, ma pagava puntualmente. Era uno studente, reticente, sconsolante, avvilente, anche nel ripasso, non studiava proprio un cazzo, ma era convivente, consenziente, di parente, eminente, non sapeva niente. Era uno studente, ripetente, ignorante, deficiente, non sapeva niente, non studiava un accidente, ma era un discendente, importante, di parente, possidente, non sapeva niente. Yeah.